Vincenzo Vivarini, che salutiamo, sorridente, ci mancherebbe altro. Vincenzo, no, perché ti rivedo, quindi ti do del tu, mi fa enormemente piacere rivederti. Grazie mister, mi fa piacere anche a me. Commentiamo una partita in cui si è visto un Catanzaro dal punto di vista tecnico nettamente superiore, con un Pescara che ha protestato, lo ha fatto poco fa anche con Luca Mora, con termini fortissimi, per quel rigore sull'1-0 e conseguente espulsione di Scognamiglio. Nel complesso Catanzaro sul campo nettamente più forte. Sì, l'ho appena detto di là, bisogna essere onesti e chiaramente analizzare le partite nel modo giusto. E gli episodi sono sempre quelli che magari poi incidono sul risultato finale della partita, al di là della prestazione. Oggi come episodi bisogna dire che ci è andato bene su quella situazione lì. Però poi se analizziamo la prestazione, chiaramente io posso dire che il Pescara per me è una grossa squadra, come ho detto all'inizio di questo campionato, e me l'ha dimostrato oggi, perché oggi è una squadra che noi di solito ci arriviamo pochissime volte a giocare in zone basse di campo, mentre invece il Pescara era bravo a guadagnarci campo, a metterci un attimino a fare lavoro che non siamo manco abituati a fare, perché chiaramente noi siamo una squadra che ha baricentro molto più alto di quello che era oggi. Però io penso che sia stata una bella partita, noi siamo riusciti, nonostante Pescara, a fare una prestazione di livello, perché le occasioni le abbiamo avute, insomma penso che il risultato poi sia giustissimo. Analisi condivisibile, Vivarini, voglio fare due considerazioni tattiche prima delle domande da studio di Massimo Profeta e di Fabio Ferraresi. Il primo gol è nato dopo 5 minuti, il cross di Van de Putte per l'inserimento di Situm. Ieri in conferenza mi ha colpito molto quando ha detto stiamo preparando qualcosa, ma non vi dico cosa. In quel qualcosa c'era anche provare a portare i centrocampisti biancazzurri, in questo caso Giabbo nell'uno contro uno che non poteva tenere con Van de Putte? Sì, perché sapevamo che loro lavorano con le mezze ali in ampiezza e stringevano molto la linea difensiva. Ci abbiamo fatto gli sviluppi proprio in funzione di questa situazione qui, e dovevamo essere bravi prima di tutto a farli accentrare in modo che creavamo spazi in ampiezza, e penso che questo ci sia riuscito molto bene. L'unica cosa che posso dire è che all'inizio eravamo un po' contratti, però dopo un quarto d'ora insomma siamo riusciti a palleggiare bene in mezzo, soprattutto con i centrali difensivi, con i mediani nostri, e riuscivamo sempre a trovare l'uomo libero in mezzo, e lì poi la partita è andata abbastanza fluida fino alla fine. Però è chiaro che questa è una giocata che noi sviluppiamo in tante altre situazioni, soprattutto tutta fascia su tutta fascia, insomma oggi l'abbiamo visto abbastanza chiaro. Ma il modulo, Vivarini, è 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-2-1, Vivarini il suo modulo lo definisce? No, io ho smesso da 3-4 anni di smettere di avere dei moduli. A me i giocatori, ognuno ha le sue zone, ognuno lavora a seconda delle situazioni, non esiste, noi certe volte, oggi per esempio molte volte abbiamo lavorato 4-3-3, si lavorava sempre con i 4 dietro per avere superiorità numerica sui 3 attaccanti, però non posso spiegare troppo, sennò altrimenti poi mi studiano, capito? Ecco perché Sebastiani l'ha chiamata Van Gaal poco fa al nostro microfono. Studio per una domanda a Vincenzo Vivarini. Vabbè, insomma, il segreto, intanto ti saluto Vincenzo, è un piacere rivederti, anche se io sono qui in studio, ci siamo sentiti in settimana, ho cercato di carpire qualche segreto ma non ci sono riuscito, però uno di questi segreti della partita l'hai spiegato poc'anzi, infatti ne avevo parlato proprio durante la cronaca, questo duello Jabua che dir si voglia con Van de Putte ha sortito gli effetti desiderati. Ma al di là di questa considerazione, la domanda te la faccio fare a Fabio Ferraresi. Che domanda posso fare al mister? Faccio anch'io i complimenti. Gli auguro di continuare questo percorso. Chiaramente per il Pescara sarà difficile contro questo Catanzaro. No, l'unica cosa che posso chiederti, mister, questo Van de Putte, secondo te, visto oggi, ne parlavo prima pure con Massimo, è un giocatore pronto per fare altre categorie, perché è veramente forte, completo?
Vabbè, parlare dei singoli, non, cioè è chiaro che Vande, io quest'anno ho fatto di tutto per farlo tornare. Questa è una squadra che nasce da 2 anni di lavoro, di analisi, con un progetto tecnico ben definito. Insomma, si è cercato di rifinirlo quest'estate con 3-4 inserimenti giusti, con le caratteristiche giuste. Vande l'anno scorso era diciamo, il nostro punto di riferimento, lo è ancora quest'anno. Abbiamo insistito tanto per riaverlo. Come lui, come tanti altri, insomma, ognuno di questa squadra ha un suo ruolo importante. Per me sono giocatori che la Bila possono fare tranquillamente. Io chiedo l'ultima cosa a Vivarini, che deve andare. Ieri in conferenza ha detto: sono un figlio di Pescara. Aggiungo io, dispiaciuto quanto per non aver mai allenato a Pescara? No, io sono un figlio dell'Abruzzo, diciamo, perché chiaramente l'Abruzzo poi è rappresentato dal Pescara, perché Pescara fa da traino a tutte le altre realtà. Se Pescara va bene, magari in questo momento qua ci avevamo anche altre squadre in Lega Pro, perché riesce poi a trasportare anche le altre realtà importanti come Chieti, come Teramo. La mia domanda era un'altra. Ma il discorso poi del calcio lo sappiamo, ognuno deve fare la sua strada, ognuno deve fare le sue cose. Io il rammarico che ho non è tanto Pescara, ma per altre situazioni che magari molte persone non mi hanno dato la possibilità di fare quello che mi ha dato il Catanzaro, perché quando uno ha delle idee deve avere la capacità e la possibilità di riuscirle a sviluppare, e ci vuole tempo, quindi va bene così, dai.